Allora, ecco questo giro, quindi le 4 catenelle con i tre spazi formati dalle 2 catenelle, dalle 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e 3 catenelle qui. Adesso chiuderemo questo giro. Quindi, dopo aver effettuato le 2 catenelle, le 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, faremo 3 catenelle e chiudiamo, la chiudiamo qui con una maglia bassa. Ecco fatto. Ora invece faremo sempre le 3 catenelle. Poi nella stessa maglia sottostante dove abbiamo fatto queste 3 catenelle faremo un'altra maglia alta. Ecco. Poi ne faremo un'altra maglia alta in quella successiva. Ecco. Un'altra in quella successiva, quindi la quarta. E la quinta e la sesta la faremo nell'ultima, insieme, nello stesso punto. Quindi 1, 2. Quindi alla fine ci ritroveremo con 4 maglie alte, 6 maglie alte. Ora faremo all'estremità di questi, in questo giro, all'estremità di queste 6 maglie alte, faremo invece di 3 catenelle, ne faremo 4, però solo all'estremità. 2, adesso vi faccio capire, 3 e 1, 4. Poi faremo di nuovo lo stesso procedimento, quindi faremo la maglia alta, 2 catenelle e la maglia alta. Così. Sempre in quello sottostante faremo qui 3 catenelle, poi faremo lo stesso, maglia alta, 2 catenelle e maglia alta, 3 catenelle e lo stesso procedimento, la maglia alta, le 2 catenelle e la maglia alta. Quindi ora che ci troviamo all'estremità, che dobbiamo fare 6 maglie alte, faremo 4 catenelle, 3 e 1, 4. Quindi nella prima maglia alta faremo 2 maglie alte, quindi 1 e 2. La terza maglia alta la faremo nella seconda maglia sottostante e la quarta maglia alta nella terza maglia sottostante. E le ultime due le faremo nell'ultima maglia sottostante, 1 e 2. Quindi alla fine avremo 6 maglie alte. Adesso ve lo avvicino e vi faccio capire un po' meglio. Quindi qui abbiamo fatto le 6 maglie alte, quindi 2 nella prima, una nella seconda, l'altra nella terza e due nell'ultimo. Poi qui all'estremità faremo 4 catenelle. Qui come al solito, come anche sotto, faremo la maglia alta, le 2 catenelle, la maglia alta, 3 catenelle, lo stesso qui. E poi alla fine all'estremità faremo di nuovo le 4 catenelle. E poi faremo di nuovo le 6 maglie alte. E così faremo per tutto il giro. Concludiamo questo giro con una maglia bassa nella prima maglia alta sottostante. Adesso su queste 6 maglie alte che abbiamo fatto faremo 3 catenelle come punto alto, un'altra maglia alta nella maglia successiva, quindi qui, e un'altra in quella successiva. Quindi faremo 3 maglie alte, poi faremo 2 catenelle e faremo altre 3 maglie alte nei tre punti sottostanti, quindi 1, 2 e 3. Ecco fatto. Quindi le 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte.
Ora faremo sempre 4 catenelle all'estremità di questi punti alti. Poi faremo di nuovo la stessa trafila, quindi la maglia alta, le 2 catenelle e la maglia alta. Qui adesso, invece di farne 3 come abbiamo fatto con quello sottostante, ne faremo 2 catenelle. Poi di nuovo uguale, quindi maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. E 2 catenelle. Maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Quattro catenelle e qui dove ci sono le 6 maglie alte faremo, come abbiamo detto, 3 maglie alte. 1, 2, 3, 2 catenelle e 3 maglie alte lo stesso. 2 e 3. Quindi, ricapitolando, abbiamo fatto, adesso ve lo zoom così potrete vedere meglio. Abbiamo fatto le sotto, dove ci sono le 6 maglie alte sottostate, abbiamo fatto 3 maglie alte con la separazione di 2 catenelle e 3 maglie alte. Qui abbiamo fatto come sotto 4 catenelle. Qui uguale come per tutti, quindi la maglia alta, le 2 catenelle, la maglia alta. Qui invece di farne 3 come abbiamo fatto sotto, ne abbiamo fatto 2 catenelle. Qui uguale e qui all'estremità sempre 4. Così faremo per tutto il giro.